Il calcio di rigore è quello lì dove c'è il primo, non è il secondo, è il primo, ok? Sono divertimenti, divertiti, giocati per divertire. Ogni anno organizziamo questo torneo di calcetto che si chiama Rondine Cup e che fa scontrare su un campo da pallone varie accoglienze comunitarie della città di Torino che accolgono minori e neomaggiorenni che fanno parte delle prime e seconde accoglienze della rete dell'accoglienza torinese. Crediamo che questa iniziativa sia un'iniziativa fondamentale perché lo sport è un grande strumento educativo per noi che ci permette di far incontrare i ragazzi su un campo da pallone o attraverso altre attività sportive dove la competizione è sana, lo scontro è uno scontro che passa attraverso il gioco e attraverso le regole, un altro modo per proporre delle regole che non sia la classica maniera insomma impositiva. Ecco. Per noi questo è un momento importantissimo perché ci permette di far conoscere alla cittadinanza tutta innanzitutto i nostri ragazzi, i minori stranieri che accogliamo e per i quali costruiamo dei percorsi educativi di inclusione sociale nei quali crediamo e loro credono, perché davvero siamo consapevoli e convinti che loro siano parte della nostra società e possano diventare davvero una parte positiva di essa. Crediamo che tutta la cittadinanza debba essere consapevole del lavoro educativo che la città di Torino e le imprese del terzo settore fanno in questi termini, perché risulti essere una parte di un tutto che è importante davvero per la città, perché alla fine quello che passa di qua, da questo campo da calcio, da queste accoglienze, è una parte della nuova generazione della città di Torino.